Ed eccoci a bordo del carro numero 1, Contrada Lama della Terra, in compagnia di Natalina Perna, un carro molto particolare, il vostro tema e poi anche alcuni dettagli che sono davvero sorprendenti. Sì, quest'anno abbiamo voluto omaggiare l'Abruzzo facendo questa fontana come quella che c'è già ad Ortona, provincia di Chieti, e dove per accomunare la festa di oggi da questa fontana esce vino come quella ad Ortona, praticamente come la festa di oggi qui a Riccia, dove c'è il vino. Bene, una sorta di gemellaggio anche con il centro sì, abruzzese. Sì, sì, appunto per questo, accomunare queste due cose con la nostra festa. E non mancano gli elementi che fanno parte chiaramente del periodo della vendemmia. Sì, abbiamo come vedete la botte dove ci abbiamo dentro l'uva con la trincia l'uva qui dentro, poi abbiamo il torchio dove viene passata l'uva, dove esce il vino. E non mancano poi i prodotti tipici che ci stanno già inondando di profumi. E certo, l'arrosto non può mancare perché le persone aspettano questo da noi e volentieri cerchiamo di accontentare le persone che vengono oggi. Bene, buon proseguimento. Grazie anche a voi. E siamo con Giuseppe. Alessandra. Allora, voi cosa portate in questo cesto? Gli struffoli. Cosa sono gli struffoli? Sono i dolci che si fanno qui a Riccia, sono molto buoni. Sono buoni, Alessandra? Sì. E come vedete attraverso questa fontana il carro numero 1 si è legato con la solidarietà all'Abruzzo, alla terra vicina al Molise, perché con la Fontana Miracolosa quest'anno, dicono, abbiamo deciso di omaggiare l'Abruzzo, una terra ricchissima di storia che purtroppo negli ultimi tempi, a causa prima del terremoto e poi dei numerosi incendi, ha subito gravi danni ambientali. In particolare abbiamo ricercato qualcosa che potesse accomunare la nostra tradizione con quella abruzzese. Continuiamo a leggere. Dalla ricerca è emerso che proprio in Abruzzo e precisamente ad Ortona, in provincia di Chieti, fu costruita una fontana miracolosa per rifocillare ed accogliere i pellegrini che seguivano il cammino di San Tommaso che va da Ortona a Roma, quindi il cammino di San Tommaso. La particolarità della fontana miracolosa è che resta aperta ad ogni ora del giorno e il vino rosso che sgorga è completamente gratuito, proprio come succede a Riccia durante la festa dell'uva da ben 86 anni in onore della Beata Vergine del Santo Rosario. E ci troviamo a bordo del carro numero 1 Contrada Lama della Terra in compagnia di Giovanna e di Elena che tra poco ci raggiunge. Qui è stata allestita una vera cucina con tutte le prelibatezze locali che si legano alla storia, alle tradizioni, all'identità di questo paese. Sì, allora abbiamo preparato la tipica colazione che si preparava una volta, cioè il pane in carrozza con l'uovo, c'è l'uovo, i peperoni e la salsiccia. Poi abbiamo i spaghetti con la mollica, abbiamo il riso con il latte, le cotiche ripiene, cioè la cotica di maiale ripiena con uovo e salsiccia. Poi abbiamo i peperoni ripieni con la mollica, le zucchine con pastella. Poi abbiamo l'acro dolce, abbiamo la cicerchiata, pasta fritta, poi amalgamata con il miele, i tipici calzoni di San Giuseppe. Poi abbiamo le polpette di tonno, i peperoni con salsiccia, baccalà fritto sempre con pastella, le ferrate sono le cose più buone, diciamo così. Poi ci sono le cotiche fritte e la cotica del maiale sempre fritta. Poi abbiamo la pizza di mais che è fatta con formaggio, salame e peperoni. E poi ci sono i struffoli e il cavolfiore con pastella. Bene, grazie Giovanna, Elena. Allora tutte queste prelibatezze poi vengono distribuite. Certo, sì, a tutti coloro che accorrono a questa festa, sempre numerosi. Purtroppo oggi la pioggia ci ha un po' penalizzato, però diciamo siamo sempre contenti di poterla fare. Ecco, avvertiamo un profumino, sicuramente potremmo degustare anche noi più tardi però. Certamente, sì. Grazie. Grazie a voi. Carro numero 12, città di Riccia, siamo con Silvio Cinquino, qual è il tema di questo allestimento? Allora, abbiamo fatto come tema sono i gitani, noi ogni anno cambiamo tema, quest'anno è toccato alla cultura gitana e quindi come potete vedere ci siamo travestiti un po'
da persone gitane con un accampamento rom, quindi il classico accampamento con vari costumi, accessori. Costumi, sì, assolutamente, con delle pietanze tipiche della loro cultura. In questo caso perché Città di Riccia? Città di Riccia perché tutti noi siamo proprio del paese, abitiamo tutti in paese. Non è una contrada? Assolutamente no, quindi abitiamo tutti in paese e quindi è giusto che ci definiamo come Città di Riccia. Bene, come si vive questa giornata? Vediamo, siete un gruppo variegato. Sì, no, la giornata si vive al massimo, ma la viviamo al massimo già dei giorni prima, nei momenti della preparazione del carro. Oggi ci ha bloccato solo la pioggia, però adesso... Per ora no. Per ora. Speriamo di rifarci adesso, che ci ha fatto perdere un'oretta. Però dai, la viviamo bene, siamo in piena forma, quindi... Bene, l'amico condivide. Sì, ci abbiamo messo il massimo. Questa festa ci trasporta oltre le nostre realtà, quindi ci sentiamo molto partecipi di questa festa e diamo più del dovuto per la festa e per la Madonna. Ciao, noi siamo un bellissimo gruppo, tutti amici che ci divertiamo, sono 15 anni che facciamo il carro e sempre con un tema particolare. Quest'anno abbiamo pensato di condividere con gli amici gitani la festa dell'uva. Bene, buon divertimento allora. Grazie a voi. Ciao. Allora in tanti arriverò anche per la prima volta alla festa dell'uva. Allora, vi piace questa tradizione? Veramente devo dire che le tradizioni del Molise comunque sono belle tutte, questa in modo particolare mi piace ed è veramente, la gente molto accogliente, e devo dire che per la prima volta che vengo qua e sono molto soddisfatto della festa. Condivido in pieno quello che ha detto, ci troviamo benissimo, siamo stati benissimo. Come si dice qui a Riccia, anche secondo la tradizione, questo vino colora il bicchiere, la bocca e la budella. E anche la mente, credo. Devo dire che è una delle feste che adoro di più, essendo un degustatore di vini, e ho provato più di qualche carro dei vini e sono veramente ottimi. Peccato per l'acqua e basta, tutto il resto è perfetto. Carro numero 14, contrada Sorienza. E siamo con? Con Di Griscio, Fabio e Diorio Donato. Diorio Donato. Un carro qui nella discoteca? No, questa è una festa di fine ventemmia, noi rappresentiamo una festa di fine ventemmia. Ci divertiamo, ci lavoriamo poco, brindiamo e quant'altro. Per far divertire anche la gente che viene da fuori, soprattutto. Certo, c'è una bellissima atmosfera, un incontro, tantissime persone che sono venute qui a Riccia. Sì, sì, molte persone vengono proprio per noi, per divertirsi, per stare con noi e divertirsi tanto, diciamo. Avete scelto un tema particolare? Sì, la festa di fine vendemmia, cioè quando finivano di fare l'uva, bevevamo e mangiamo. Un ringraziamento ufficiale all'Officina Gavevi che ci ha offerto l'ospitalità e sempre, tutti gli anni, molta attenzione. Bene, il DJ continua a mettere dischi, ma notiamo anche qualche colore particolare, c'è stato anche un color party. Color party, sul carro numero 14, color party, fino a tarda notte. E gas per tutti! E gas! Carro numero 15, contrada Vignalitto, siamo con Alfonso. Si condivide questa tradizione nonostante la pioggia, la festa continua. Non ci ferma niente, né la pioggia, niente, non ci ha fermato niente, siamo bagnati fino alle mutande, non ci ha fermato nemmeno la pioggia. È una festa sentita da noi e nel cuore, quindi andiamo avanti nonostante tutto. Avete scelto un tema particolare? Sì, quest'anno abbiamo scelto il tema della botte. La botte è da svuotare, però la dobbiamo svuotare tutta, la dobbiamo finire. Interamente realizzata a mano? Sì. A mano, intrecciata con le canne spaccate, formate, tutta la struttura fatta da noi, tutta a mano, sì. Siete tanti giovani che condividete questa tradizione? Sì, siamo una ventina di ragazzi che ogni sera dopo il lavoro ci siamo ritrovati e abbiamo lavorato al carro. Allora, come dire, si rinnova anche un invito a partecipare, a condividere la tradizione sia nell'impegno che nell'invito a tanti turisti? Sì, infatti sì, perché comunque si tramandano le tradizioni dei nostri nonni antenati e si fanno conoscere ragazzi più giovani quella che era il nostro passato e il nostro trapassato, i lavori antichi. Sagra dell'uva, festa dell'uva a Riccia, un appuntamento fisso, immancabile. Sempre con la pioggia, ormai sono 2 anni sempre con la pioggia, però vi invito tutti perché è immancabile. Immancabile, non potete mancare la Sagra dell'uva.